E adesso momento molto ludico e particolare, vi voglio porre una domanda: a chi di voi nella vostra vita non si è mai cimentato a costruire con la propria fantasia delle piccole opere architettoniche con i cosiddetti mattoncini della Lego? Io credo che voi sarete sicuramente annuendo e dovete sapere che a Napoli è sbarcata la Brico Live, la fiera dedicata appunto a questi mattoncini della Lego, ma anche dedicata a tutti i fan. Noi oggi qui abbiamo come ospiti a Mattina 9 tutti coloro che in realtà ci parleranno di questo grande evento. Abbiamo con noi il giornalista Antonio Scolamiero, giornalista anche del Corriere del Mezzogiorno. Buongiorno. Buongiorno. E insieme a lei abbiamo anche l'organizzatore dell'evento, ovvero Luciano Paolillo e Renato Morra di Lego Fan Italia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, sappiamo che fino al 17 dicembre c'è questa fiera alla mostra di Oltremare e per dare spazio alla fantasia attraverso delle aree tematiche. Allora, vorrei parlare con lei, organizzatore di questo evento, un momento molto importante per tutti i fan della Lego. Sì, infatti abbiamo voluto fortemente questo format, che è un format belga. Abbiamo voluto questa manifestazione alla mostra Oltremare. È la prima volta, città, tra l'altro. Prima volta proprio del format Brick Live. E ha scelto come città, come prima tappa italiana, la nostra città Napoli. Siamo stati ben lieti di ospitare questa manifestazione. Volevo precisare che oltre alle sculture grandi, enormi, è tutta un'area dedicata ai mattoncini. Mattoncini dedicata ai mattoncini nel senso che i bambini passano l'intera giornata nella manifestazione e per sprigionare la loro fantasia, quindi hanno a disposizione più di 4 milioni di mattoncini. Io direi, mi permette, anche gli adulti fondamentalmente, ma non soltanto io sono sincero, non avevo la minima idea che il Lego a gli adulti forse più dei bambini. E in tutto il mondo. Antonio, ti abbiamo presentato come giornalista, quale sei, però in realtà tu sei anche un grande appassionato di Lego da sempre, da bambino. Sì. Ti chiedo, da osservatore in genere, la Lego è un po' un fenomeno anche per scoprire il mondo da parte dei bambini e per lasciarli legati a questo fenomeno anche da grandi, come è accaduto a te? Sì, sicuramente. Io ho riscoperto questa passione alla veneranda età di 40 anni, quindi relativamente da poco tempo, da pochi anni. Quando ero bambino, insomma, ci giocavo, avevo un sacco di set, come si chiamano adesso. E adesso l'ho riscoperta però con un'ottica diversa. Ovviamente non è il gioco fine a se stesso, ma anche il collezionismo, il trovare qualche pezzo particolare, qualche set, qualche scatola un po' più particolare, e fanno bella mostra nel... Ed ingegnarci. Esatto, assolutamente sì. No, ma rispetto all'aspetto ludico, come anche l'iniziativa che c'è alla mostra Oltremare, che è molto bella, è stato molto bello. Io sono andato all'anteprima, vedere tutti questi bambini immersi proprio in queste piscine piene di mattoncini. Cioè, il sogno nostro da piccoli. È stato molto bello. Poi, ovviamente, con la consapevolezza, con gli anni, si guarda ad altro. Si guardano altri aspetti, c'è l'aspetto anche un po' più tecnico, il tecnicismo che comunque sì, poi diventa, certo, elemento preponderante. Intanto abbiamo visto attraverso delle immagini, ne stiamo vedendo una, esatto, in particolare adesso, questa qui che sta ritraendo la nostra regia. Questo è il suo Lego. L'alter si nota, no? La somiglianza. Sì, si nota molto la somiglianza. Cioè, diciamo che noi appassionati, anche lui ne ha il suo, suo alter Lego. Tra l'altro Renato ci ha promesso l'alter Lego di Mattina 9 la prossima volta. Dobbiamo, sì, si può fare. In attesa di ricevere l'alter Lego di Mattina 9, qui abbiamo alcune realizzazioni create, vorrei che tu un po' le spiegassi. Certamente, là abbiamo tre settori diversi. Sono tre settori differenti, esatto. Sono tre settori differenti, un po' per rappresentare le caratteristiche principali. C'è il settore riguardante la città, il Lego City, diciamo un po' più fantasioso, soprattutto per tutte le età, in effetti. E abbiamo si costruiscono dei palazzi, le strade, il sistema viario, i pullman, i treni, poi
vari settori, più, ancora più nello specifico, non so, ci stanno il settore storico, ci stanno i pirati, se vogliamo aggiungere come tipologia. Poi abbiamo invece sul lato destro, quello in rosso, e il lato architettura, quindi diciamo anche per i ragazzi un po' più adulti, preferisco dire così, e che in effetti il lato del rappresenta vere e proprie strutture architettoniche esistenti nel mondo. In questo caso è la Red House, una struttura che si trova in America ed è stata fatta dall'architetto Wright per dare l'idea. Quindi la tematica in questo caso è l'architettura. È l'architettura, abbiamo anche museo di Guggenheim. Siamo in pieno sì. Diciamo è per chi appunto studia architettura è il massimo, per poterlo rappresentare. Intanto siamo proprio in un periodo legato al Natale, adesso ecco, vivere la magia anche del Natale immergendosi in questi mattoncini colorati diventa un'iniziativa totalmente nuova e inusuale. Sì, infatti abbiamo preferito questo periodo anche perché chiaramente è un periodo di gioia, di festa, quindi quale occasione migliore di portare questa novità al di là di tutti gli eventi che sono presenti nella nostra città. Questo è un evento, l'abbiamo visto in un modo particolare, quindi che esula da tutti i contesti natalizi. Ma abbiamo delle costruzioni enormi anche. Sì. È interessante, cioè, anche capire quanto tempo ci possa impiegare un bambino, anche un adulto, per costruire. Per esempio abbiamo visto un personaggio della fantasia, non ricordo se Batman o qualcun altro, però veramente quasi a grandezza naturale. Quindi abbiamo grandi. Abbiamo delle costruzioni che la più piccola, come il leone, il gorilla. La Torre Eiffel. Siamo su circa 6 mesi di lavoro, quindi sono delle strutture che realmente sono degli artisti. Sono delle opere ingegneristiche quasi. Assolutamente. Che cosa vuol dire, Renato, essere fan Lego? Beh, da una parte tornare bambini ogni volta che si inizia a toccare il primo mattoncino, dall'altra è ritornare un po' che vecchi tempi, cioè il perdere la cosa adesso dei videogiochi, diciamo, non per andare contro di loro, però alla fine sono delle situazioni preimpostate, quindi uno fa quello, deve fare quello. Con i mattoncini puoi costruire quello che vuoi, e spazio alla fantasia, oggi ti va una casa, domani ti va un tunnel, dopodomani un trenino. Io dovevo costruire le case e anche i trenini costruire. Anton, è sempre così perché forse è un po' più semplice, poi quando ti poi ricordano la città. Ma diciamo che il mondo dei videogiochi e il mondo delle costruzioni si sono anche intersecate, perché ci sono delle Lego Dimension in cui si mette appunto un personaggino, una costruzione che entra a far parte della realtà virtuale del videogioco. Cioè, secondo me Una grande evoluzione. È comunque un'evoluzione, è anche molto positivo rispetto al videogioco fine a se stesso. Il ragazzo, il bambino che perde le ore davanti ad un televisore, però in questo caso si occupa il tempo in maniera differente. Stimola anche la fantasia. Sì. Antonio, volevo chiedere, perché parlavamo prima della tua vasta collezione, cioè tu ti appassioni verso i 40 anni a questi mattoncini della Lego, dai luogo una collezione molto molto vasta, una serie di personaggi. Qual è il tuo personaggio preferito a questo punto? Se ne hai uno o anche qualcuno in più? Uno è lì su sul tavolo. Uno è quello lì, l'altro è l'Ego, diciamo, l'abbiamo che ha un posto d'onore. Ha un posto d'onore nella bacheca dove sono tutti i personaggi, perché poi ci sono anche le collezioni di minifigure, varie serie che si collezionano. Ma guarda, il personaggio che mi piace di più, Non ce n'è uno in particolare, no. È il mondo, è proprio il mondo Lego che comunque mi affascina e mi spinge a trovare cose particolari. Insomma. Luciano, tra l'altro abbiamo toccato un tasto fondamentale che riguarda naturalmente i bambini. Un ritorno alla manualità, un ritorno proprio all'umanità, perché i bambini stanno un po' perdendo di vista quello che è proprio il contatto umano. Naturalmente giocare alla Lego lo si fa anche in compagnia, soprattutto in compagnia, e consente in qualche modo di interfacciarsi anche con gli altri bambini, qualcosa che stiamo un po' perdendo. Noi abbiamo avuto fortemente questa manifestazione proprio per questo motivo qua, perché io al di là dell'organizzazione della manifestazione, io creo anche un po' di animazione e interagire con i bambini,
e vedo, ho visto un mondo completamente diverso. Io sono sincero, non ero legato a questi mattoncini perché da bambino giocavo ad altre cose, ad altri giochi, però io vedo che questi bambini hanno un'intelligenza straordinaria, hanno una fantasia che dimostrano tutti i giorni, chiaramente i bambini che sono in visita una volta al giorno, ma sprigionano una fantasia che è quasi ti rimane a bocca aperta. Anche una modalità espressiva, no? In qualche modo. Assolutamente. Un linguaggio diverso. Assolutamente. Noi venerdì inaugureremo una situazione che è mancata fino ad ieri, però sarà inaugurata venerdì. Ci sarà una torre di circa 11 metri dove i bambini dovranno costruirla mattoncino per mattoncino fino ad arrivare in cima imbracandosi e salire sopra questa torre e realizzare il proprio mattoncino, in modo che ognuno di loro ha realizzato questa torre alta 11 metri. E c'è un momento anche di condivisione, ecco, poi certo, che fa solidarietà, certo, che fa aiuto, certo, che fa gruppo, è importantissimo. Ma assolutamente, io vedo la gioia dei bambini finale di giocare insieme, al di là dei genitori che forse sono più scalmanati dei figli. Perché poi si intromettono i genitori, altro dicono che, no, questo non va qui, questo altro va lì, il bambino dice no. Quando questo... realizzano la propria costruzione c'è il genitore a fianco che interviene perché c'è anche la sua manina, quindi... Quindi diciamo, perché fino al 17 dicembre i genitori devono accompagnare i bambini, però ognuno di loro crea un Lego differente, una mini architettura di propria fantasia, proprio sì, uso e costume. Sì, è la fantasia che viene sprigionata in questi giorni dai bambini, e questo è la bellezza. Il sorriso più bello sì, da ricevere. Sì. Intanto, ecco, Renato, noi abbiamo visto appunto queste tre realizzazioni, la Lego City, abbiamo visto Star Wars, abbiamo visto anche l'area di architettura. Ecco, la tua prossima costruzione su cosa farà fede, cosa ambirà? Beh, diciamo che io sono un appassionato della zona city, quindi parente della città. La costruzione, la mock, my own creation, che tengo in progetto e sto rifinendo, è quella di un museo cittadino, quattro piani, un poco più grande di questa portata qui da voi. Riuniremo anche qualche statua all'interno? All'interno di ovviamente museo. Ci saranno tutta una serie di... Il primo piano sarà la preistoria, poi ci sarà quello dedicato all'Egitto, con i vari oggetti insomma che potete trovare piramide, in quel momento. Sicuramente. La piramide, la statua di Anubi e così via, piano piano a salire ogni piano con una propria tematica. Diciamo anche che la Lego diventa, lo è già diventato per la verità, un fenomeno a livello internazionale, perché per esempio nasce in Nord Europa, Antonio, se non sbaglio. Nasce in Danimarca nel 1932. Ecco, vedi l'aspetto giornalistico che ci vuole. Sì, diciamo che adesso la Lego è il terzo produttore al mondo di giocattoli. Ecco, a livello mondiale. Stiamo parlando di una multinazionale. Esattamente. È nato in un'officina di carpenteria, perché i primi pezzi all'inizio del secolo erano in legno, i giocattoli della Lego erano all'inizio mattoncini di legno. No, erano proprio giocattoli di legno. Diciamo che il progetto si è sviluppato intorno agli anni 50. I mattoncini, come dire, i nonni dei mattoncini che adesso troviamo nei negozi nascono intorno agli anni 50. E se noi andiamo a prendere un mattoncino che è nato appunto, costruito e realizzato negli anni 50, si adatta perfettamente con i mattoncini di adesso. È incredibile. Quindi, proprio, come dire, hanno rispettato sì, le misure. Assolutamente sì. E poi insomma, ti ripeto, è un colosso internazionale da 80 anni ormai. Intramontabile. Una statistica, ci ha lavorato anche il Corriere Economia un po' di tempo fa sul mondo Lego, e oltre a essere il terzo produttore di giocattoli al mondo, è il terzo produttore di pneumatici. Perché sì, le gommine delle macchinine. Sì, 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 e viene dopo i colossi Goodyear, Michelin. Ah, non lo sapevo. Questo non lo sapevamo. Vabbè, sono dati curiosi che comunque danno, come dire, danno l'idea di quello che è il mondo Lego. Hanno realizzato ultimamente in Danimarca la Lego House. Praticamente è una sorta di dove lavorano e risiedono anche i dipendenti della Lego. Questa l'ho letta. Se sì, si sì, guarda dall'alto, sono dei mattoncini uno sopra l'altro. C'è un progetto architettonico molto importante. Si fa fatica a distinguere la realtà. Assolutamente sì, assolutamente sì. Vivere nella fantasia, nella fantasia però vivendo la realtà. Grazie. 17 dicembre, mostra Oltremare, grande. Dal primo al 17 dicembre. Fino al 17 dicembre. Brick Live.
Grazie allora a Luciano Paolillo, organizzatore dell'evento, Renato Morra di Lego Fan Italia e naturalmente il giornalista Antonio Scolamiero, grande appassionato della Lego. Grazie a voi. Grazie. Buona giornata. Pubblicità.